Agri Levante si conferma evento di caratura internazionale proponendo nella sua seconda giornata due appuntamenti dedicati alla cooperazione con i paesi esteri. Il tema forte del primo appuntamento è stato l'agricoltura subsahariana con la visita in fiera di 19 ambasciatori e diplomatici in rappresentanza di 15 paesi africani, entusiasti delle opportunità che l'industria italiana può offrire nel campo delle macchine e delle attrezzature per ogni tipo di agricoltura. Sono sono rimasto molto impressionato dalla visita di Agri Levante dove ho potuto eh, visionare L'industria della meccanizzazione agricola italiana e soprattutto eh, cogliere quelle che sono le opportunità che l'industria può offrire a, per lo sviluppo dell'agricoltura del nostro Paese. La delegazione al termine della visita delle aree espositive è stata ricevuta dal Presidente di Federe Unacoma Massimo Goldoni e dal Presidente della Fiera del Levante Ugo Patroni Griffi, che hanno illustrato il ruolo di primo piano di Agri-Levante nella promozione della meccanizzazione. Per l'area mediterranea e le regioni africane. Spesso loro hanno anche difficoltà a capire quali sono gli strumenti di cui hanno bisogno per dotarsi di un, un metodo applicabile alla loro realtà. E quindi noi ci sentiamo in grado, appunto insieme ai partner che citavo prima, di fornire una soluzione ai loro problemi, non dico chiave in mano, ma quasi. L'incontro fa parte di un programma di promozione del modello qualitativo italiano nell'agricoltura e nell'alimentazione africana, incentrata sulle tecniche agronomiche e la meccanizzazione messa a punto in collaborazione col Ministero degli Affari Esteri, Slow Food e l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. Abbiamo iniziato un percorso grazie al Ministero degli Affari Esteri per far capire che esiste un sistema di relazioni tra soggetti diversi, un organismo internazionale, Federico Nacoma, la Fira del Levante, per dimostrare una... una, una una serie di capacità, di competenze. Ascolteremo eh, gli ambasciatori, eh, ascolteremo le loro esigenze perché vogliamo in questo percorso identificare quelli che sono eh, i migliori risultati che noi possiamo offrire a un continente, l'Africa. Sempre l'insegna della internazionalità l'incontro business to business promosso con il Ministero dello Sviluppo Economico riservato agli addetti ai lavori e volto a sviluppare contatti d'affari con le industrie espositrici. Tra i temi trattati nella seconda giornata anche l'agricoltura conservativa, la sostenibilità produttivo ambientale del frumento duro e la sicurezza. Argomento del workshop promosso da CIA e INAIL sul rischio meccanico e soluzioni applicabili per la riduzione del rischio. Siamo in fase di attuazione di un progetto importante con l'INAIL proprio per ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali che derivano. Sia dalle macchine vecchie ma anche dai cattivi comportamenti.